Ciao, mi chiamo Linda e sono stata una studentessa del liceo linguistico giuridico economico Lavinia Mondini. Quando ho scelto questa scuola l'ho fatto perché ero convinta che il diritto fosse una via privilegiata per raggiungere una sorta di giustizia sociale e uno dei grandi meriti di questa scuola è stato quello di rafforzare questo mio pensiero, non di demolirlo, tant'è che alla fine mi sono anche iscritta a giurisprudenza a Trento e ho cercato di seguire proprio questa impronta europeista che mi arrivava dal liceo e quindi ho seguito il percorso transnazionale. Cioè con uno sguardo molto attento al diritto europeo e internazionale. Grazie all'ottima preparazione, soprattutto nel diritto, sono riuscita a superare abbastanza bene e quindi con meno difficoltà rispetto ad altri miei colleghi, soprattutto i primi esami. Una volta terminato il corso di studio, ho deciso di fare una tesi in diritto internazionale del lavoro ed in particolare sui diritti dei popoli indigeni, quindi con uno sguardo attento ai diritti umani. Questo infatti è proprio il campo di interesse del mio studio, tant'è che ho deciso di non intraprendere una carriera d'avvocatura, ma di seguire questo filone e perciò ho fatto subito dopo la laurea molte richieste, molte domande per lavorare in organizzazioni come l'ONU, l'International Labour Organization, Amnesty e altre ONG. Ora, come si vede dalla ruota alle mie spalle e dalla musica qui che aleggia, sono a Vienna. E sono qui per differenti motivi. Il primo è il fatto che finito il liceo avevo un buon livello di tedesco, però purtroppo all'università, a parte il periodo d'Erasmus, che comunque è facoltativo e che io ho fatto in Belgio, quindi imparando il francese, le lingue non vengono molto valorizzate. A me dispiaceva perdere proprio quel livello raggiunto e perciò, una volta laureato, ho deciso di venire qui e seguire, un corso di lingua. Poi sono convinta che stare all'estero sia un'ottima opportunità per conoscere gli altri e in particolare una grande città, essendo un crocevia di differenti culture, di differenti tradizioni, è sicuramente un'opportunità ottima. Comunque, qualsiasi sia la strada che decidiate di fare, io vi faccio un grande in bocca al lupo e ricordate di seguire i vostri interessi. Ciao!